Molto forte la sensazione di io, Vinicio e Vittorio attorno al nostro tavolino nel ridotto dell'Ambra Iovinelli a lavorare, e dove loro in realtà però stavano anche già incominciando a farli in fondo i personaggi. Perché non sono così facile prima di tutto. Ma ero quasi tentata. Sul palcoscenico l'attore si sente molto più autore rispetto a quello che senti quando fai un film, quando sei sul set. Al di là del regista che ti dirige, e c'è anche in questo caso, e lì l'impronta è fondamentale ovviamente, però poi in palcoscenico sei te, che sei anche libero ogni sera di fare cose diverse, di cambiare, di sperimentare, di scoprire cose nuove. Ma io gliel'ho detto alla tua squisita cognata, ma è dolce, ma perché non li fai mangiare a parte i tuoi figlioletti? Sul set tu fai quello che devi fare, però, e quello che ti senti di fare, però poi c'è il montaggio, c'è il modo in cui ti inquadrano, c'è comunque, è tutto filtrato poi giustamente da tanti altri elementi esterni che non dipendono più da te. E non che una cosa sia meglio o peggio dell'altra, perché io adoro stare sul set, fare film. Io non mi vesto, Maggie, senti! Sono anche uno che cerca di mantenere le distanze da quello che fa, no? Però contemporaneamente con un ruolo così non puoi mantenerci tanto le distanze, perché se no non vai in scena per 2 ore tutte le sere e non arrivi a quel grado di emotività che un autore come Tennessee Williams e una messa in scena come questa di Arturo ti richiedono al massimo grado, insomma. Perché ogni sera poi vai dentro, stai su 200 metri, c'hai il mare sotto, ti tuffi e finché non finisce lo spettacolo stai plani. Maggie è uno di quei personaggi che ti risucchiano proprio, cioè ogni volta che salgo sul palcoscenico e lo affronto è come entrare dentro una centrifuga. Non puoi prenderlo in maniera leggera. Ci cado dentro con tutte le scarpe, perché è un personaggio che ti travolge, è talmente emotivo, ha un'emotività così forte, così esplicita. La grande differenza tra il cinema e il teatro è questa, cioè che in teatro comunque l'attore a un certo punto è il proprietario dello spettacolo. Dico che uno di quei mostri senza collo dei tuoi nipotini mi ha rovinato il vestito. Poi ho dovuto anche confrontarmi invece con delle difficoltà tecniche che sono diverse da quelle che ci sono nel cinema o nella televisione, perché devi portare la voce, se no in ultima fila non ti sentono, e noi non utilizziamo microfoni, perché imparare a muoversi su un palco in maniera naturale, a sentire il palcoscenico e a saper usare lo spazio è qualcosa che ho dovuto imparare. Pensavi a Skipper, eh? No, la legge del silenzio non vale più. E la complessità di questo personaggio sta proprio nel fatto che forse non ci vuole proprio essere lì, cioè essere o non essere in questo senso qui, nel senso che inizia e l'unica cosa che forse vorrebbe fare questo è solo sedersi da una parte e ubriacarsi, punto. Però siamo stati amici, ed essere amici significa dirsi la verità. Ci sono molte cose non dette che sono molto meno terribili di quelle, diciamo, che sono dette, e che forse sono, e che sono proprio appunto il fatto che forse si sono tutti conosciuti e guardati un po' di più.